Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di Apsan Zino 2, questo drone super atteso che in tanti hanno prenotato, compreso io, ma che non è ancora arrivato. Sono passati circa 2 mesi da quando l'ho acquistato, ma a me non è ancora arrivato. È arrivato a pochissima gente, in Italia veramente a pochi. Però in questo periodo di tempo in cui il drone non mi è ancora arrivato, sto tenendo monitorata l'applicazione sia per iOS che per Android, perché l'applicazione è stata rilasciata circa 2 mesi fa, e in tutto questo periodo di tempo per Android è uscito solo un aggiornamento, cioè siamo alla versione 1.1, mentre per iOS anche il 26 febbraio è stato rilasciato un nuovo aggiornamento e siamo già alla versione 1.1.4. vedete che per Android è uscito un solo aggiornamento, mentre per iOS sono usciti 6 aggiornamenti. Questo mi fa pensare che poi era un problema che si era già visto anche con l'Apsan Zino 1, che diciamo l'applicazione veniva sviluppata prima per iOS e poi per i telefoni Android. E qua ho paura che succeda la stessa cosa, perché dopo 2 mesi avere una versione per iOS con 6 aggiornamenti in più rispetto a quella di Android mi fa supporre che stia succedendo la stessa identica cosa o addirittura peggio, un po' come poi è per il Mavic Mini o per tutti i prodotti DJI, non solo per il Mavic Mini, e per la maggior parte degli altri droni. Anche Fimi ha sempre sviluppato prima per iOS, ma qua mi sembra che il divario sia veramente ampio, perché 6 aggiornamenti rispetto a uno mi sembra una diversità veramente esagerata, e questo comporta ovviamente che chi magari ha un telefono Android ha problemi con il drone, perché comunque gli aggiornamenti non sono ancora arrivati, quindi non sono stati risolti dei bug che sono stati trovati nell'applicazione, nello sviluppo di una cosa completamente nuova. E mentre per chi magari ha un telefono iOS, questi bug sono stati risolti, quindi ha magari meno problemi con il drone stesso. Purtroppo questo problema sarà, secondo me, un problema che diventerà sempre più esponenziale per tutti, diciamo, i device che vanno collegati ai vari telefoni, perché comunque sviluppare per Android secondo me è diventato molto complicato per gli sviluppatori, perché comunque i device sono tantissimi, di marche, modello, versioni di Android dalla 9 alla 10 alla 8, cioè veramente tante versioni di Android, e soprattutto tante versioni di hardware all'interno dei telefoni Android, e questo ovviamente fa creare una problematica agli sviluppatori, che hanno veramente tanti problemi a creare o modificare l'applicazione per renderla comunque sempre compatibile con tutti i device o con la maggior parte dei device diciamo che hanno installato un sistema operativo Android, mentre per iOS tutto questo è molto più semplificato, perché il sistema operativo è praticamente unico, l'hardware all'interno è praticamente unico, quindi sviluppare è molto più semplice e più veloce, e in più è la compatibilità è subito per tutti. Questo veramente diventerà un problema, secondo me, importante un po' per tutti i droni che andremo a, e questo diventerà sicuramente un problema un po' per tutti i droni che usciranno in futuro, perché veramente secondo me loro fanno fatica a sviluppare. Questa era solo la prima delle 2 cose di cui vi volevo parlare, appunto perché tanti magari acquisteranno questo drone e con l'applicazione Android magari avranno dei problemi, mentre magari quelli che hanno un telefono iOS potrebbero non avere lo stesso problema, perché in quell'applicazione è già stato risolto. E quando ovviamente il drone arriverà, se mai mi arriverà, proveremo sia la versione per Android dell'applicazione che di iOS, quindi avremo diciamo una comparativa delle 2 applicazioni per vedere se con una versione o meglio se con la versione per Android ci saranno problemi, mentre con quella di iOS magari no, perché è già stata sviluppata. Quindi avremo proprio un'idea chiara sul, diciamo, il comportamento del drone a livello di bug con un'applicazione o con l'altra, perché comunque tanti usano il telefono Android e magari lo vanno ad acquistare e hanno poi dei problemi e iniziano, diciamo, a preoccuparsi sul comportamento, invece magari è solo un problema di aggiornamento dell'applicazione che viene fatto in maniera molto più lenta, e vedendo che con la versione di iOS determinati problemi magari sono stati risolti e il drone funziona diciamo meglio, diciamo così, aspettano che venga comunque aggiornata l'applicazione anche per Android, sapendo che comunque quel problema verrà risolto. Mentre la seconda cosa di cui volevo parlare è il V-Copter, questo drone della Zero Robotics che ho prenotato appena uscito, ovviamente non è ancora arrivato, doveva arrivare a febbraio,
ho scritto alla 00 Robotics, sono stati velocissimi nella risposta, quello mi ha dato, diciamo, ottimismo, non l'hanno ignorata, hanno risposto nel giro di, vi assicuro, di circa 10 minuti. Nel giro di 10 minuti avevo la risposta della 00 Robotics dicendo che il drone doveva uscire sia a febbraio, poi per colpa del coronavirus e via dicendo, e le aziende chiuse, tutto questo, tutto il casino che è stato in Cina, dove le aziende sono state chiuse 15-20 giorni, compreso anche DJI, e via dicendo, hanno avuto un sacco di problemi appunto nella produzione, perché le aziende tutte ferme, hanno detto che loro contano di spedire a marzo. Quindi staremo a vedere, speriamo che sia vero, speriamo che riescano, perché comunque il problema del coronavirus non è che si sia risolto, anzi, però le aziende in Cina adesso hanno ripreso a funzionare, quindi speriamo che a marzo arrivi veramente, o meglio che lo spediscano veramente, magari arriva prima dell'Apsan Zino 2, che anche quello l'ho ordinato 2 mesi fa, non è ancora arrivato, quindi staremo a vedere. Quindi ragazzi, queste sono le due cose di cui vi volevo parlare. Apsan Zino 2 con la sua applicazione che è sviluppata in maniera veloce e rapida per iOS, in maniera lentissima per Android, l'arrivo forse imminente tra un mesetto del V-Copter, sperando che sia vera la risposta del 00 Robotics. Quindi ragazzi, questo video era solo per fare un po' di chiarimenti su questi due droni che sono sì tanto attesi, ma che per adesso non si vedono sul mercato. Spero di avervi spiegato bene il discorso Android e iOS per l'Apsan Zino 2. Staremo a vedere il V-Copter quando arriva. Se è così ragazzi, volete vedere questi due droni sia per iOS che per Android su questo canale, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!